ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Un 2022 difficile per ristoranti, negozi, alberghi e tutte le altre attività commerciali e turistiche. Tra rincari, inflazione, bollette energetiche alle stelle, difficoltà di reperire il personale. E il 2023 rischia di partire con nuovi aumenti sui prezzi di alimenti e materie prime, previsti tra fine gennaio e inizio febbraio. È uno dei temi affrontati questa mattina da Confcommercio Pesaro Urbino. Il problema dell'inverno, adesso basta guardare i ristoranti che sono aperti, molti saranno chiusi, perché ci sono delle bollette che stanno arrivando che non sono congrue a quello che potrebbe essere la programmazione dei costi di questi periodi, e si spera che, voglio dire, in qualche modo questi prezzi si abbassino, ma in realtà è tutto aumentato. Ci apprestiamo al 2023 con grande preoccupazione. La crisi derivante dalle bollette energetiche non accenna veramente a diminuire, anzi la cosa veramente strana è che mentre a livello europeo è stato deciso il price cap per quanto riguarda il prezzo del gasolio, nonostante ciò aumenta il gasolio, aumenta la benzina, aumenta il gas e aumenta ancora l'energia elettrica. È quello che ci aspettiamo, soprattutto che questa guerra finisca e che comincia a ritornare l'economia come era, soprattutto nelle utenze che ritornano a un prezzo, diciamo, decente. Altra questione chiave per turismo ed economia nel 2023 è quella legata agli stagionali. La situazione, per la carenza di personale nella stagione estiva, potrebbe cambiare con la stretta sul reddito di cittadinanza. Io non so se il reddito di cittadinanza o quant'altro, quello che è sicuramente è che si spera che i nostri giovani facciano un lavoro che gli piace. La nostra è una regione che può attirare molti turisti, perché la nostra è la regione del turismo di prossimità, del turismo slow, del turismo lento, non del turismo di massa. Ma questo problema stagionale c'è già, perché non si ritrova più gente che viene a lavorare. Certamente che eliminando il reddito di cittadinanza qualcuno in più le avremo.